Marco Geromin, il sindaco di Concordia Sagittaria. Lo abbiamo tra l'altro incontrato nei giorni scorsi proprio nella sala della biblioteca comunale di questa bella località che è Concordia, assieme a Rosario Padovano. Grazie. Sindaco Geromin, dunque nei giorni scorsi penso sia stato approvato anche a Concordia il bilancio. Quali le novità rispetto alle precedenti tornate? Finalmente non c'è più il commissario. Primo dato importante. No, non l'abbiamo ancora approvato in Consiglio Comunale, lo approveremo il 24 febbraio. Perché ormai questo posto? Stavamo aspettando gli ultimi dati da parte dell'ASVO per quanto riguarda la tassa rifiuti. Questo ci permetterà di completare il bilancio i prossimi giorni, quindi di portarlo in consiglio il 24 febbraio. Novità importanti, come tutti gli enti locali, anche Concordia insomma, non sta vivendo un periodo facile per la mancanza, per il taglio di trasferimenti da parte dell'erario, per i minori introiti che abbiamo subito. Faccio un esempio velocissimo: 2007-2008 il comune di Concordia incassava circa 850-900 euro di oneri di urbanizzazione, l'anno scorso, 2009, appena concluso, ha incassato circa 300.000 euro, un terzo degli oneri degli anni precedenti. Sono 600.000 euro che il Comune di Concordia avrà a disposizione in meno per la gestione delle sue manutenzioni e delle opere. Quindi noi comunque abbiamo fatto una buona attività in questo periodo cercando di evitare sprechi e questa attività ci ha dato ragione, perché noi siamo riusciti a recuperare circa il 5% di risorse finanziarie che sul nostro bilancio, che pareggia su 10 milioni di euro, sono 500.000 euro, e quindi darci un po' di più respiro per la nostra attività del 2010. Ecco, come vede lei le prossime elezioni amministrative da cittadino comunque interessato, perché dalla regione dipende anche parte del destino di Concordia? Parlo di collaborazione con la regione, ovviamente. Beh, è chiaro, noi siamo più interessati a quello che sarà il futuro di Portogruaro, perché riteniamo che Portogruaro sia un punto di riferimento per il Veneto orientale. Sotto questo aspetto insomma noi cercheremo di, per quanto riguarda la nostra parte politica, di appoggiare Antonio Bertoncello. È chiaro che un occhio di attenzione va dato alla Regione, sperando che poi chi sarà eletto possa dare ulteriore attenzione al Veneto orientale. Ringraziamo dunque Marco Geromin.